la pisaniana che solitamente vi accompagna nella seconda serata di 50 Canale, quindi quando è già buio e qui vedete una luce stupenda, un sole stupendo, perché la nostra domenica è in fattoria. È già capitato a Monte Carlo di Lucca, se ci seguite costantemente, e qui siamo di nuovo a una domenica in fattoria del Circolo Mazzei, che è la colonna portante, la colonna vertebrale, come dico io sempre, della pisaniana, e ci troviamo proprio in una delle località più importanti e più belle della costa toscana. Siamo a Marina di Bibona e capiremo insieme la storia di questa località, quello che è il suo momento attuale, come si prepara ad accogliere la stagione che è iniziata e che ci sembra di capire è già quasi estiva, non solo primaverile. E allora parleremo della località turistica, di come accoglie i turisti non soltanto dalla Toscana ma anche quelli che arrivano da tutta Europa, perché è una località amata in tutta Europa. Capiremo anche quali sono i suoi prodotti tipici, come sempre la pisaniana si occupa del buon vivere ma anche del buon mangiare e del buon bere. Ma iniziamo subito, cari amici, prima di presentare gli ospiti che sono qui presenti dal mondo delle istituzioni, dal mondo proprio del turismo, iniziamo con una bella panoramica a volo di gabbiano con un drone. Adesso si deve fare così, senza drone non siamo più nessuno, per vedere quella che è la costa stupenda di Marina di Bibona. Le immagini. Non soltanto siamo a Marina di Bibona, ma siamo in un luogo stupendo, lo vedete, io sono felicissima quando la pisaniana si svolge in luoghi come questi, nel Park Hotel Marinetta, proprio a Marina di Bibona. Siamo col sindaco che ho alla mia sinistra di Bibona, Massimo Fedeli. Sindaco, grazie di essere qui con noi e buongiorno, anche se grazie. Per voi è un buonasera, per noi è ancora giorno. E alla mia destra invece un gradito ritorno qui alla pisaniana, Simone Rossi, il vice sindaco con delega al turismo del comune di Bibona. Buonasera. Una giovane donna che ci parlerà dell'accoglienza turistica e insomma dal mondo femminile è più bello sentirne parlare, Francesca Franchi dell'azienda agricola dell'agricampeggio Nonna Stella, grazie di essere con noi. Un po' sotto il sole, fra poco ce l'ha sulla testa il nostro Claudio Galassi del camping Casa di Caccia. E poco distante dal camping c'è il Residence Casa di Caccia e a parlarcene sarà Gert Kugler, che come sentite ha un cognome particolare di origine tedesca e ci parlerà dell'affascinante storia della sua famiglia appunto tedesca venuta a vivere qua sulla costa labronica, sulla costa, si dice, ecco, si offendono quelli di Bibona, di Marina di Bibona quando si dice costa labronica, mi dicono sempre a Firenze non esagerare con questo aggettivo. Beh, ci sentiamo naturalmente livornesi anche noi, seppur di periferia, con tutto... Bibbonese si dovrebbe dire, bibbonese, ora poi ne riparliamo col sindaco, il microfono arriva dopo. Allora, grazie al padrone di casa, al titolare del Park Hotel Marinetta per averci accolto in questa puntata della pisaniana e della domenica in fattoria, perché insomma, come capite è una stupenda domenica per noi, e poi ci rivedete di lunedì, ma per noi è ancora domenica. Federico Ficcanterri, grazie. Ultimo ma non ultimo, il nostro scrittore. In ogni puntata della pisaniana abbiamo un libro, perché ci teniamo alla cultura, ma perché ci teniamo proprio anche all'oggetto libro e perché ci avviciniamo anche all'estate. Quindi magari vi diamo anche dei buoni consigli per la stagione in cui si legge di più o si dovrebbe leggere di più perché abbiamo un po' più tempo libero. Forse è vero, forse no. Grazie a Polistampa, grazie alla casa editrice Polistampa di Mauro e Antonio Pagliai. Daniele Bronzuoli oggi è con noi per parlarci di questo libro. Vincenzo Ricasoli, patriota, soldato e agricoltore in Maremma. E qui comunque siamo in Maremma, una parte della Maremma, non tanti lo sanno, poi parliamo anche di questo aspetto, comunque Maremma, no? Un po' più alta, alta Maremma, e poi qui invece Bronzuoli si parla un po' più della Maremma del Sud, ma dopo ne parliamo naturalmente con lei. E allora iniziamo proprio dal sindaco che intanto ha preso il microfono. Sindaco, ci si prepara alla bella stagione, ma si lavora tutto l'anno nell'amministrazione comunale, ricordiamo. Naturalmente, anche perché Bibona è un piccolo comune nei numeri degli abitanti, perché siamo solo 3.000
3200, ma siamo il primo comune per presenza turistica dal punto di vista di tutta la linea del tratto di costa. Proprio... Cioè, mi vuole dire che è il primo comune per accoglienza turistica del tratto di costa della provincia di Livorno o del tratto di costa del Tirreno? No, diciamo sicuramente per i dati che abbiamo in mano sulla parte che parte da Livorno e che arriva fino a San Vincenzo. Ecco. Per cui siamo, gli ultimi dati ci collocano a quasi 2 milioni di presenze turistiche, per cui... Quindi a parlare della bella stagione che sta arrivando non siamo andati nel posto sbagliato assolutamente. Ho detto Mar Tirreno, ma forse ho sbagliato, è ancora Mar Ligure fino a un certo punto, perché lo sa che c'è anche questa cosa da specificare, vero? Siamo nella parte del Mar Tirreno. Ecco, è già Mar Tirreno, ecco, appunto. Siamo perciò un comune che ha una peculiarità davvero, penso, più unica che rara, perché 3200 abitanti che devono sostenere sul proprio territorio una presenza turistica davvero, davvero importante. Quando, sindaco, andiamo un po' indietro, quando lei forse ancora non era nato, ma ne avrà sentito sicuramente parlare, quando è cominciato quest'onda turistica più pesante e anche più importante dal punto di vista economico per questa località? Beh, diciamo purtroppo per l'età anagrafica ero... Io ho voluto comunque stare nel vano. Diciamo, no? A quei giorni avevo capelli, era sicuramente ero sempre un ragazzino. Bene, però, così ci dà qualche ricordo suo. No, si parla degli anni 70, quando davvero Marina di Vibona era collocata nella zona del Forte, nella zona centrale, e naturalmente uno dei primi sviluppi è stato proprio l'hotel Marinetta, di cui siamo oggi graditi ospiti. E da qui... Negli anni 70 del boom economico siamo arrivati davvero ad essere una delle località che ha una presenza turistica, come stavo dicendo. Chi sono soprattutto i turisti che arrivano? Della nostra regione, oppure si parla proprio anche di, in Italia naturalmente in tanti vengono in Toscana, ma per quanto riguarda il turismo estero, cioè stranieri che arrivano? Allora, diciamo la parte degli stranieri, poi credo che ci saranno gli addetti ai lavori che ci potranno dare anche delle notizie sicuramente molto più puntuali delle mie. Comunque, diciamo, il turismo naturalmente è sempre legato al tedesco, come noi abbiamo poi, come già stato anche sì, detto proprio in anteprima, che ci racconterà, credo, proprio ecco, degli aneddoti importanti. E negli anni anche un turismo, soprattutto olandese, per quanto riguarda la vita all'aria aperta, perciò quello che poi si tratta dell'extra alberghiero soprattutto. Perciò, oltre naturalmente poi a un importante, naturalmente noi siamo qui in Toscana, per cui abbiamo sicuramente un afflusso importante nella zona del Fiorentino e senza però... E io lo testimonio perché insomma naturalmente tanti... Senza naturalmente disdegnare poi un pochino davvero tutta la parte del nord Italia e in quota parte anche del sud. Anche del sud. Allora, al nostro Simone Rossi adesso, delega al turismo del vice sindaco, quindi naturalmente come dire, insomma una parte importante di quella che è l'amministrazione comunale. In che modo in questi anni si è mosso Rossi su questo fronte? Quali sono state le primarie esigenze? La prima esigenza fondamentale secondo me è stata quella di coltivare il rapporto con la parte privata, oggi ben rappresentata da alcuni ospiti. Sappiamo che purtroppo ogni volta che un'amministrazione si lamenta dei costi, delle difficoltà economiche, ogni volta viene un pochino presa come un pourparler. Così non è, non abbiamo difficoltà purtroppo che ci sono arrivate in testa, ma magari il sindaco poi le potrà approfondire più di me, e quindi evidentemente con le nostre sole forze non possiamo andare avanti, e quindi è fondamentale trovare sempre più sinergia e contatto con la parte privata, parte pubblica e privata, lavorando insieme, confrontarsi, a volte in certe occasioni avere anche delle discussioni, per arrivare sempre a un punto di sintesi, per arrivare ad una prospettiva virtuosa, per offrire servizi importanti per chi ci viene a trovare. Federico Piccanterri, ha sentito il sindaco, questa in cui ci troviamo è stata una delle prime strutture insomma ad accogliere i turisti, a farsi insomma conoscere. Come si è evoluta l'attività negli anni e come facciamo un po' di storia di questo luogo in cui ci troviamo? Beh, diciamo l'Hotel Marinetta, che oggi è il Parco Hotel Marinetta. Ecco, oggi Parco Hotel oggi, da quanto? Ormai siamo da 10 anni che abbiamo ristrutturato completamente
la c'era struttura. Bisogno di portare sì, a un altro diciamo livello? Sì, diciamo un altro livello la struttura, perché nasce nel 55 come già 4 stelle. Con la ristrutturazione che abbiamo fatto, con l'aumento qualitativo dei servizi, sia dalla spa, sia dalla piscina riscaldata nel parco che abbiamo all'entrata, volevamo dare un livello un pochino più alto alla qualità, all'albergo, grazie ai nostri clienti che comunque i nostri ospiti che ci seguono da tanti anni, abbiamo ecco, una clientela che torna. La domanda, ecco, la clientela che torna, si tratta anche di famiglie, immagino, perché c'è un'atmosfera molto rilassante in cui ci immaginiamo che tutta la famiglia stia molto piacevolmente. Mi viene da chiederle, dagli anni 50 ad oggi, come sono cambiate le esigenze e in quale modo? Ora lei non c'era, ovviamente, anche in questo caso lo chiariamo, non ha un'esperienza diretta, ma insomma sicuramente avrà avuto modo di confrontarsi. Ecco, quali sono secondo lei gli aspetti positivi e negativi del cambiamento delle esigenze del turismo? Sicuramente il cambiamento è notevole, perché le esigenze delle famiglie, non solo le famiglie, con il fatto di essere sempre più iperattivi dai social a quello che sono stati poi l'avvento delle recensioni, che secondo me è un punto di forza che dobbiamo leggere noi imprenditori turistici nel capire bene la percezione che hanno su di noi i turisti. Perciò noi non vediamo come un punto negativo o come qualcosa che va a peggiorare la qualità delle strutture. Chiaramente ci vuole un impegno maggiore, capire più, ascoltare più il nostro ospite, cosa gradisce della nostra organizzazione, e modificarla velocemente per poter andare incontro a quello che sono le loro richieste. Noi a distanza di soli 10 anni abbiamo già iniziato la nuova ristrutturazione dell'albergo dalle camere, perciò abbiamo il 50% completamente nuovo, l'altro 50% soltanto 9-10 anni di stagione estive. Perciò il mercato si evolve velocemente, è sempre più iperattivo, e noi dobbiamo essere proattivi a quello che possono essere le esigenze, le richieste, non solo poi dell'ospite, perché raggiungiamo lo scopo se riusciamo a coltivare e coinvolgere il gruppo del personale, il gruppo dei nostri collaboratori, che se capiscono e le coinvolgiamo in maniera giusta, sicuramente ci aiutano poi a soddisfare. Poi ci dice qual è la maniera giusta, ci interessa questo argomento. Allora, accanto a lei, dicevamo, Claudio Galassi del Camping Casa di Caccia, vi trovate in una riserva naturale. Ecco, com'è possibile far convivere una realtà turistica che comunque vuole espandersi, vuole comunque sia tenere vivo l'interesse di tante persone con le nuove tecnologie e tutto quanto deve essere rinnovato, e farlo conciliare però con un rispetto per l'ambiente? Sicuramente non è semplice, ma abbiamo sempre fatto nel corso di questi anni un punto di forza per la nostra azienda, il fatto di essere immersi nel verde e a contatto proprio a 2 passi dalla spiaggia. Chiaramente gli interventi che andiamo a fare devono in qualche modo avere un basso impatto sulla natura e su tutta la pineta. Però questo poi è di fatto molto apprezzato dai nostri ospiti, perché poi si ritrovano in una riserva naturale che ormai in questi anni ci siamo mantenuti. Senta, l'emergenza incendi, lei sa che purtroppo in una parte più bassa della Maremma, in provincia di Grosseto, proprio a 2 passi dai camping, rasente alcune persone che erano lì a villeggiare, ci sono stati momenti di panico vero e proprio negli anni scorsi, estati rovinate per tanti esercenti e per tanti turisti. Sotto questo profilo la sicurezza come viene tutelata? Questo è un argomento molto, molto importante e nello stesso tempo molto, molto delicato. Nel corso degli anni tutte le strutture campeggistiche si sono adeguate, si sono impegnate, diciamo, a realizzare nuovi impianti antincendio all'interno delle proprie aziende, perché molti anni fa, diciamo, la normativa non prevedeva nemmeno che ci fossero degli impianti, diciamo, adeguati antincendio, mentre negli ultimi anni, diciamo, ci siamo tutti in qualche modo organizzati in questo senso, ma perché ne va proprio della sicurezza delle nostre aziende, ma soprattutto dei turisti.
chiaramente il rischio resta sempre molto, molto elevato, perché da qui parte una bellissima pineta che arriva fino alla Marina di Cecina e che chiaramente non è sempre sorvegliata o comunque adeguata con degli impianti antincendio. Da questo punto di vista, ecco, bisogna riconoscere che c'è un impegno da parte delle strutture pubbliche, sia dell'amministrazione comunale che della forestale, con un servizio di sorveglianza quotidiana, con delle attrezzature, con del personale specializzato per far fronte a ogni... Poi immagino ci siano anche volontari. Anche. Esatto, ci sono anche volontari della Protezione Civile, della Pubblica Assistenza di Bibbona, ma c'è sempre un pattugliamento quotidiano per tutto il periodo estivo da parte di un mezzo, diciamo, attrezzato della Regione Toscana in collaborazione con il Comune di Bibbona. Rossi vuole aggiungere una cosa, poi dobbiamo fermarci un istante. Sì, un aspetto importante, come tu giustamente sottolineavi, questa è un'oasi. Dall'altro ovviamente dobbiamo noi come parti pubbliche e loro come parte privata incentivare ed aumentare i servizi. È difficile molte volte trovare un bilanciamento tra l'esigenza e l'altra, perché noi abbiamo ovviamente, siamo orgogliosi della nostra oasi, noi abbiamo la bandiera verde, la bandiera blu, abbiamo avuto le spighe verdi, quindi dei riconoscimenti importanti. Dall'altra però ci sono ad esempio strumenti urbanistici di carattere regionale come il PIT regionale che pone il divieto di costruire o fare nuove costruzioni a 300 metri dal mare, e questo ovviamente per un luogo come questo pone delle difficoltà importanti, quindi molte volte la crescita è difficoltosa. Torniamo su questi argomenti tra poco, adesso andiamo in un luogo meraviglioso. Voi sapete che insomma qui nessuno dei presenti è di quelli che lascia la forchetta lì e non partecipa alla convivialità, insomma, soprattutto in luoghi come questi dove il pesce è buonissimo. E allora al ristorante Aragosta, Simone Cecchetti, il nostro ristoratore collegato per il nostro angolo del nostro talk show dedicato alla cucina, oggi uno spaghetto alla chitarra alla triglia del Tirreno, pensate voi, quindi cose di qua, insomma, non voglio usare sempre il solito termine chilometro zero, qui siamo proprio alle cose di questo territorio, alle specialità di questo territorio. Tra l'altro voglio ricordarlo che il 31 marzo scorso è stato ospite il nostro Simone Cecchetti di Linea Verde con il suo cacciucco, altro piatto meraviglioso, ed è stato anche chef recentemente della cena in Vaticano delle Guardie Vaticane. Pensate voi, insomma, chi abbiamo oggi alla Pisaniana. Andiamo dunque al ristorante L'Aragosta e vediamo questo spaghetto particolare. Buongiorno Carlotta, ciao, grazie mille, un saluto studio a tutti gli ospiti. Benvenuti nel mio ristorante L'Aragosta, Marina di Bibbona. Oggi vogliamo farvi una ricetta veloce, un piatto semplice, però abbastanza curato. Qui accanto a me ho il mio collaboratore Massimo, che mi aiuterà per questa ricetta. Andiamo subito a cucinare. Qui potete vedere delle triglie del Tirreno. Poi abbiamo fatto una brumoise, abbiamo dei pomodorini, un trito di scalogno e poi la nostra pasta fatta in casa, l'abbiamo fatta proprio stamattina, e in ultimo il nostro pesto che ora andiamo a prendere. Cosa facciamo? Prendiamo le nostre triglie, le sfilettiamo e creiamo subito dei filetti che poi andremo a spezzettare e ci serviranno per la salsa. Qui ho già fatto in precedenza perché so che siete affamati e quindi mi devo anche sbrigare un gocciolino. Prendiamo la nostra padella, olio Evo, mettiamo per fare un po' di fondo in modo che si insaporisca bene. Usiamo il nostro sedano, carote e cipolla e mettiamo sul fornello. Facciamo tostare tutto quanto e in ultimo andiamo a mettere le teste e le rische delle triglie che faremo insaporire tutto quanto. Intanto mi sbrigo, ok, eccoci qua. E il pesto, eccolo qua, questo è un pesto un po' particolare, non ha il pinolo, bensì ha la mandorla, quindi facciamo un pesto a freddo con basilico, del formaggio, io ho usato il grana, possiamo usare anche il pecorino, e delle mandorle tritate, olio e due cubetti di ghiaccio per renderlo più fresco e per renderlo più brillante. Ecco qua, nel nostro tempo
stiamo andando avanti con un grumaiolo, con la nostra ricetta. Il nostro fondo sta tostando. Tutto a posto in studio, Carlotta? Grazie, grazie al nostro chef. Andiamo in pubblicità pochi istanti e poi ci ritroviamo con la seconda parte della Pisaniana, qui da Marina di Vibona, tra poco. Eccoci qua, la Pisaniana, la seconda parte. Se le telecamere potessero trasmettervi anche gli odori, qui si cominciano a sentire anche gli odori del pesce cucinato. Lasciamo stare, sindaco, mi aiuti lei. Allora, andiamo anche insomma un po' dalle signorine a parlare con Francesca, giovanissima imprenditrice che insieme alla sorella, insieme a tutta la famiglia, non soltanto alla sorella, ma ci piace pensare a queste due ragazze, Francesca Franchi dell'azienda agricola e dell'agricampeggio Nonna Stella qui a pochi chilometri dal mare a Vibona. Vediamo le immagini con questa musica e poi ritorniamo per parlare dell'attività e di come una giovane imprenditrice ha a cuore un'attività che è nata con la sua bisnonna, giusto? Esattamente. A tra poco. Francesca, ci parli un po' della storia della tua famiglia e di come la tua bisnonna Stella ha cominciato, ma accoglieva proprio i turisti anche lei, la bisnonna? Allora, no, la mia bisnonna non accoglieva turisti, ma... Se no andiamo un po' troppo indietro nel tempo. Esatto. L'attività turistica è iniziata con mia mamma, quando nei primi anni 2000 ha preso l'azienda agricola di famiglia e ha iniziato costruendo l'agriturismo. Cioè, passando dalla... Nei famosi anni in cui nasceva, no? Questa grande cultura dell'agriturismo che la Toscana, insomma, di cui la Toscana è portavoce, possiamo dire, a livello nazionale, no? Esattamente. È nata appunto nei primi anni 2000 e mia mamma ha voluto intitolare l'agriturismo alla mia bisnonna, quindi a sua nonna, perché è stata per lei una fonte di ispirazione. Ma è tutta al femminile davvero? Due sorelle, una mamma, un'intitolazione alla nonna, tutta questa tradizione al femminile, come viene tradotta? Beh, la nostra attività sì, è prettamente femminile, ovviamente abbiamo anche una componente maschile, abbiamo il nonno, abbiamo mio babbo e i nostri collaboratori. Sicuramente questa impronta femminile, come ci viene riferito anche da alcuni nostri ospiti, si vede nella cura del dettaglio. E nelle piccole attenzioni, nell'accoglienza, no? Esattamente. Sì. Da dire. Mentre il lavoro duro, insomma, aspetta i maschietti, insomma, perché immagino in un'azienda, che cosa avete? Anche un po' di zootecnia oppure avete esclusivamente un aspetto agricolo? Allora, nasciamo come azienda agricola votata alla coltivazione di frutta, verdura, ortaggi e olivi. Abbiamo anche una piccola parte di
di zootecnia, quindi per quanto riguarda gli animali da cortile, che sono diventati tra l'altro una delle parti più belle e più interessanti del nostro agriturismo. Infatti noi... Ecco, io ho visto le foto, infatti, abbiamo visto anche le immagini, e c'è sempre, ricorre, no, questo aspetto degli animali da cortile, quindi insomma questo è un aspetto che avete voluto proprio incrementare. Sì, assolutamente, anche perché il turista che sceglie l'agriturismo sceglie il contatto con la natura, con gli animali. E molti dei nostri ospiti hanno al seguito bambini piccoli, quindi sotto i 10 anni tendenzialmente, e sono i maggiori fruitori, diciamo, degli animali. Ecco, una curiosità, il vostro turista, diciamo, la persona che giunge al vostro agriturismo va anche al mare, prende la macchina e va al mare, oppure preferisce proprio restare nella campagna e godersi magari il clima, sì, che viene anche dal mare, ma insomma rimanere lì con le piscine e l'aspetto insomma più agricolo? È una mia curiosità. Diciamo dipende dal turista. Abbiamo notato che i turisti italiani di provenienza italiana preferiscono fare un buon 50-50, quindi sì, godersi la tranquillità della campagna, della vita all'aria aperta, però non disdegnano neanche di venire a fare un mare, bel bagno e andare in spiaggia. Esattamente. Mentre abbiamo notato che il turista olandese, che è una buona fetta del nostro mercato, apprezza di più la vita in campagna, apprezza di più stare in azienda, fruire delle piscine, ma non solo, adora il servizio che noi abbiamo messo a disposizione, che è l'orto degli ospiti, ossia la possibilità per i nostri turisti di andare in un orto dedicato, curato da noi, dal nostro nonno, e di imparare qualche trucchetto dell'orto. Esattamente, sì, infatti non sono rari i momenti in cui mi ritrovo a tradurre in italiano domande che i nostri ospiti fanno a mio nonno riguardo la coltivazione, la raccolta. Senti, c'è anche, è contemplata da voi anche la produzione di vino, di olio? Noi produciamo l'olio extravergine di oliva, il vino non Quale cultivar avete? Allora, abbiamo un misto di cultivar, abbiamo frantoio, moraiolo e leccino. Quindi voi fate anche un po' di lezioni sull'olio magari, fate assaggiare l'olio di casa vostra, insomma fate spiegate anche questo aspetto. Certamente, sì, ai nostri ospiti comunque facciamo assaggiare, a quelli che ovviamente si dimostrano interessati, facciamo assaggiare il nostro olio, spieghiamo anche come vengono coltivati gli olivi, la raccolta a mano, la spremitura a freddo. Non mancano gli aspetti e le tante cose interessanti da imparare per uno straniero, per un turista che arriva qua. Sindaco Fedeli, parliamo anche dell'aspetto proprio agricolo della zona, cioè che territorio è quello di Bibbona? Quali sono a livello economico, dal punto di vista, noi ci leghiamo sempre alla terra, insomma, con la nostra trasmissione, quali sono, sappiamo che in generale quella che è la Val di Cornia, questa è più Val di Cecina, però insomma la Val di Cornia per esempio produce dei vini pregiatissimi, questi i vini, gli oli di questa zona, quali caratteristiche hanno e quali insomma? Sicuramente un territorio fortemente vocato all'agricoltura di qualità, la vicinanza anche a un territorio davvero importante come Bolgheri, dove i vini, credo ci siano dei vini che ormai sono conosciuti a livello internazionale. Diciamo Bibbona, che hanno preso campo sempre di più. Sempre di più, e Bibbona su questo è un territorio davvero similare ai nostri vicini, tanto che proprio queste aziende hanno sempre più investito sui nostri territori e abbiamo perciò sul nostro territorio degli aspetti davvero notevoli dal punto di vista della produzione sia del vino. Vogliamo ricordare ecco, alcuni... Abbiamo sicuramente una delle aziende che ha già nominato, abbiamo un'azienda Ciarcia dove già da anni hanno sempre prodotto vini e negli anni si sono affinati in questa produzione. Abbiamo naturalmente un'azienda importante, che forse è quella più grande che abbiamo sul territorio, che è il Biserno, che è all'interno della fascia alta di Bibbona, perché ecco, credo sia anche un po' importante raccontare un po' anche il nostro territorio. Noi passiamo davvero da questo tombolo che è stato già nominato da Galassi, che ci unisce insieme a Cecina, sono 5 chilometri
di questa pineta davvero così importante, ma noi abbiamo poi un territorio che, va, che arriva fino alla, alla macchia della Magona, ecco. Macchia della Magona che è una zona, sono quasi 1600 ettari, dove ci sono all'interno di questi percorsi per la bike, ci sono percorsi per la nod walking, per le passeggiate, e è davvero sempre di più un polmone verde che unisce Marina di Bibbona, diciamo, alle nostre colline. In questo tratto che passa, perciò Comune di Bibbona sono 65 km quadrati, si passa perciò dalle eccellenze di una Marina di Bibbona, dove naturalmente è stato ricordato abbiamo la bandiera blu, fino ad arrivare a questa agricoltura di pregio, ecco. Che è stata premiata anche l'anno passato con le spighe verdi, altro riconoscimento internazionale, perché ecco, credo sia davvero importante, è stato fatto degli accenni, ma riuscire ad avere su un territorio 2 milioni di presenze turistiche e riuscire da un punto di vista ambientale a rispettare il proprio territorio, riuscire ad avere questo davvero parco come stiamo vivendo anche oggi. Siamo il primo comune sulla tutta la provincia di Livorno per la raccolta differenziata, per cui l'impegno che anche la mia amministrazione che sta portando avanti è proprio quello di dare lasciare a chi viene dopo di noi un territorio che ha mantenuto, diciamo, quelle caratteristiche uniche che una presenza turistica così importante, fortunatamente, che abbiamo sul territorio per poterlo mantenere. Perciò vini, oli, insomma, davvero. E poi soprattutto anche una grossa componente per quanto riguarda la zootecnia. Noi abbiamo l'88esima quest'anno fiera della zootecnia, perciò un legame davvero stretto che il Comune di Bibbona ha con il proprio territorio. Allora, abbiamo fatto parlare il sindaco, tutte le cose positive, poi c'è qualcuno che ha detto voglio dire qualcosa all'amministrazione comunale, tanto per non far capire che abbiamo fatto una cosa tutta a favore, insomma bisogna ma essere è giusto, un po'... anche perché le critiche servono le per critiche crescere. Le critiche servono per crescere. Allora, vorrei far parlare Gert Kulg, mi aspetta un momento, poi ci arrivo, vado da Daniele Bronzuolo, il nostro scrittore, perché nel suo libro proprio Vincenzo Ricasoli, patriota, soldato e agricoltore in Maremma, parlavamo di raccolta differenziata, andiamo un po' indietro nel tempo alle bonifiche su questo territorio della Maremma, qui siamo nella Maremma diciamo superiore, poi c'è la Maremma che arriva fino alla provincia di Grosseto, fino al confine quasi con il Lazio, e allora il nostro Ricasoli, che in questo caso era il fratello del più noto Ricasoli, grande personaggio, Bettino Ricasoli, esatto. Grande personaggio della politica italiana, insomma fu protagonista anche del periodo, no, cioè è arrivato un po' dopo nel 1800, ma insomma era il periodo in cui cominciava a crearsi l'agricoltura nella nostra Maremma, in questo territorio che è stato bonificato nel 700 dai Lorena. Sì, diciamo che il territorio su cui operò Vincenzo Ricasoli è all'interno, diciamo, del contesto dato dalla zona cosiddetta maremmana, era il territorio più infelice, quello con zone malariche più estese, arrivavano fino a 715 km quadrati, che per intendersi insomma sono tre volte tanto la superficie dell'isola d'Elba. No? Qui ci troviamo nella Maremma Pisana o Volterrana, che tradizionalmente venivano distinte fra Maremma Grossetana e Maremma Pisana o Volterrana, e ci troviamo nella zona che fu oggetto di colonizzazione e bonifica per la prima volta da parte di un altro fiorentino, un privato, che era il marchese Carlo Ginori, che tra le altre opere benemerite che compì fu la costituzione della manifattura delle porcellane di doccia, l'attuale Richard Ginori, che con Per noi fiorentini, vero? Si vede che siamo fiorentini, esatto. Ogni tanto si porta il discorso. Qui in realtà nel territorio di Bibbona, insomma, ricordiamo che c'è stata anche Lucca, c'è stata Pisa e poi Firenze, naturalmente. Sì, sì, sì. Però, ecco, Carlo Ginori, che aveva i suoi feudi qua a Cecina, per esempio, arrivò fino a colonizzare aree contigue proprio alla zona in cui ci troviamo. Diverso è il discorso della Maremma senese o grossetana, poi chiamata grossetana, che è quella in cui operarono entrambi i fratelli Ricasoli, cioè Bettino, su cui molto è stato scritto e che è arcinoto per l'opera da lui compiuta sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico e imprenditoriale. Lui compì un vero e proprio miracolo perché raccolse un patrimonio familiare gravato per debiti
per la cifra di 1.400.000 lire, che all'epoca erano una cifra spropositata, e riuscì a consegnare ai figli un patrimonio con un attivo di 5 milioni di lire. Nel frattempo ebbe modo di portare a compimento l'unità italiana, cioè annettere la Toscana al Regno di Sardegna contro, diciamo, le disposizioni previste dall'armistizio di Villafranca, e anche di coniare e inventare la formula del Chianti classico. Nel 1872 fu Bettino Ricasoli, grazie all'ausilio di un chimico, di un professore di chimica pisano, Cesare Studiati, a trovare la formula del Chianti classico, che rimase invariata fino a poco tempo fa, quando le uve bianche furono completamente tolte, diciamo, dal dosaggio e dalle percentuali di uve utilizzate per questo vino. E quindi, diciamo, la storia di Vincenzo Ricasoli in qualche modo è simile a quella del fratello, perché lo possiamo definire o un imprenditore agricolo prestato alla politica, o un politico e militare prestato comunque all'imprenditoria. Fu lui nel 1854 ad acquistare la tenuta di Gorarella alle porte di Grosseto, sulle rive del fiume Ombrone, e a convincere Bettino Ricasoli a fare altrettanto acquistando la tenuta di Barbanella. Con loro si avvia il primo esperimento di coltura in stile capitalistico della pianura maremmana, coltura che poi sarebbe stata votata al fallimento per più motivi. Innanzitutto, per esempio, la natura avventizia della manodopera, che per ragioni di salute non poteva essere manodopera stanziale, ma era manodopera comunque chiamata nei periodi invernali, e che durante l'estate, per ovvi motivi, la malaria innanzitutto, certo, era destinata a tornare nelle proprie abitazioni. Quindi lì c'è un tentativo. Grazie a Daniele Bronzuoli. Poi torniamo sul libro e su queste altre curiosità, e che cerchiamo anche di capire quali possono essere le similitudini, quali le grandi diversità di queste due maremme, o se si può parlare comunque di una contiguità o continuità. Mentre con Gert Kugler del Residence Casa di Caccia, torniamo anche tra poco proprio nella terza parte con lui per parlare di una storia meravigliosa, che è quella della sua famiglia che è arrivata in questo territorio, ma da Gert vorrei invece parlare proprio invece di quello che è il Residence attualmente, del marchio europeo Ecolabel. Che importanza ha questo marchio europeo? Sì, noi ci siamo voluti un po' distinguere, come mi riallaccio a quello che diceva il sito. Noi vediamo sempre le immagini dei luoghi di cui parliamo, anche in questo caso vediamo le immagini del Residence. Ci siamo voluti distinguere, dicevo, anche riallacciandosi al discorso che faceva il sindaco, anche per sottolineare l'importanza dell'ambiente dentro il quale viviamo. Per cui abbiamo, tramite anche delle certificazioni ISO 14001 e Ecolabel, cercato, ecco, di avere un sistema di gestione nei confronti dell'ambiente presso il quale, nel quale siamo all'interno, diciamo, per sottolineare l'importanza che ha questo ambiente. Ecco, in percentuale, quanto costa un imprenditore stare al passo con il rispetto ambientale? Mi perdoni questo gioco di parole. Occorrono mille attenzioni e, diciamo. Ma quant'è in percentuale nel ricavo, insomma, della vostra attività? Che possiamo dire, cioè, a livello così, se vogliamo vedere il discorso certificazioni in sé, possiamo parlare di un 3-4%, però ci sono anche tutta una serie di attenzioni, certo, quanto riguarda, per dire, anche lo smaltimento dei rifiuti e tutte queste attenzioni in più che ci vogliono, e possiamo comunque dire che hanno la loro importanza anche a livello economico, diciamo, ecco. Certo, ma sono cose che purtroppo, troppo di recente, insomma, gli imprenditori hanno dovuto mettere. Sì, diciamo che ci sono delle leggi, delle normative che chiaramente vanno rispettate, e ci sono delle cose come, ecco, le certificazioni sono un di più che abbiamo voluto magari fare, così anche per, come dire, sottolineare lo sforzo che c'è da anche parte dell'attività per l'ambiente. Anche perché il territorio, la Toscana in generale, il luogo in cui ci troviamo in particolare, insomma,
richiede un'attenzione particolare. No, oltretutto perché abbiamo la struttura che è a pochi passi dalla spiaggia, per cui è necessario. Tra poco parliamo della sua famiglia, entriamo nel suo privato, volentieri. Non si senta violentato in questo, no. Ma siamo curiosi, siamo molto curiosi. Ne faccio un piccolo vanto, se vogliamo. Bene, e allora noi torniamo invece nel nostro ristorante. Ristorante Aragosta, a due passi da qui, dal nostro Simone Cecchetti, il ristoratore che è collegato con noi. Simone! Ciao Carlotta, bentornati. Continuiamo con la nostra ricetta di spaghetto alla chitarra fresco con triglia, pomodorino pachino, pesto di mandorle e basilico. Abbiamo qua tutti gli ingredienti, andiamo a preparare il vivo della ricetta. Mettiamo un po' di scalogno come base con il nostro olio Evo che abbiamo già messo in precedenza. Facciamo tostare leggermente, 30 secondi. Qui abbiamo le nostre triglie del Tirreno, come potete vedere già sfilettate, già sliscate tutte quante. Andiamo a mettere qua, diamo una spadellata veloce alle nostre triglie del Tirreno, grazie Massimo. Una sfumatina di vino bianco, questo vino bianco del contadino di Bibbona, delle nostre terre, delle nostre zone. Loriano, lo saluto, un grande amico di famiglia. Ecco qua. Oh vai, poi mettiamo una sfumatura di vino, tranquilla Carlotta, non ci bruciamo, pomodorino pachino, 30 secondi per far insaporire, una puntina di sale, ecco qua, quando è ritirato tutto quanto, il nostro fumetto di triglia che gli dà il sapore intenso, eccoci qua, e poi in ultimo, appena abbiamo creato la nostra crema, andremo ad aggiungere il nostro pesto, guarda com'è bello verde brillante, ecco qua, intanto lo metto già un pochino in modo da sistemare la salsa. 5 minuti e il piatto sarà pronto. Ciao Carlotta adesso. Grazie, grazie al ristorante La Ragosta. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per la terza parte della nostra pizzagliana qui da Marina di Bibbona. Qui dal Parco Hotel Marinetta, se vogliamo anche dire la strada, Via dei Cavalleggeri, a Marina di Bibbona. Siamo in questo luogo meraviglioso, uno dei luoghi di turismo più amati e apprezzati, non soltanto adesso, dagli anni 60 si comincia a parlare proprio di anni 50, addirittura ne abbiamo parlato poco fa con il nostro con colui che ci ospita qua, che naturalmente ringraziamo ancora, che è Federico Ficcanterri, ma col nostro invece Gert Kugler parliamo di come i suoi genitori già nel 62, capiamo dal cognome, dalla Germania, arrivarono qua sul territorio di Marina di Bibbona e si innamorarono della zona. Fecero un tour della Toscana e si fermarono qui o proprio erano diretti qui? No, loro si innamorarono della Toscana sul finire degli anni 50, perché con la tenda, con 3 giorni di viaggio, il tempo che ci voleva allora per raggiungere la costa tirrenica da Francoforte, e venivano in giù e avevano scoperto la zona intorno a Principino a Mare, Castiglione della Pescaia, quindi eravamo nella Maremma, Maremma più sud, per ricollegarci anche al discorso di prima. Molto bene. E trovavano solo delle strutture, cioè all'epoca le strutture di campeggio erano proprio agli albori, alle prime armi. E non pochi trovando... anni più tardi ci sarebbe stato il boom, diciamo. Sì, no? Il boom è venuto appunto con i primi anni 70, fine anni, esatto, 60. Alla per fine, cui, diciamo, quindi più di 10 anni dopo. Non trovando una struttura adeguata, diciamo, a quelli che potevano essere i bisogni di un... Loro si prefiguravano già un po' le volontà di campeggio da parte delle popolazioni tedesche
soprattutto dei turisti tedeschi, che, sì, perché bene o male loro erano di lì, conoscevano un po' come andava, ecco, ma avevano come funzionava, intravisto... cioè era un passaparola fra tedeschi che insomma sì. Dicevano beh, la zona della Toscana bella, oppure all'inizio... c'era una pubblicità particolare che arrivava da voi no. All'inizio è stato penso il passaparola, perché anche quando hanno fondato poi la struttura nel 63 è stato poi il passaparola, che c'ha, non esistevano i canali. La vostra struttura, che ricordiamo, è la casa di caccia. Sì. Eh? Loro, appunto, avendo non trovando un campeggio come fra virgolette Dio comanda, ha detto proviamo a farne uno noi. Hanno dato in affitto la loro casa che avevano, hanno preso una vecchia roulotte, l'hanno attaccata alla macchina e sono venuti in giù prendendosi un anno sabbatico. Non è che avessero particolari capitali, erano due impiegati. Erano soli o avevano già i figli? No, erano soli con un pastore Quindi tedesco. Quindi voi siete ovviamente. Nati, un pastore tedesco ovviamente, e il cane deve essere così, E se lo sono, nella storia. Se lo sono portati questo. Dietro e niente, sono venuti, avevano come base, avevano fatto alcune amicizie giù a Grosseto, per cui da lì hanno conosciuto poi ecco, allora, alcune persone sono saliti. Ecco, allora, ricorderà un po' i racconti, iniziare un'attività... Sì. Come questa era un po' più facile forse rispetto sì, a oggi, no? Diciamo che parlando senz'altro, proprio di quello di cui insomma, infatti, ce l'avamo poco fa. Non occorrevano capitali smisurati come ci vogliono adesso e tutte le... E controlli, attenzioni, esatto. Cose come adesso. E da una parte si sono... Cioè, oggi se si presenta uno con la roulotte venuto dall'estero è difficile che insomma, abbia la credibilità necessaria impossibile. Per aprire un'attività di quel genere. E, avendo trovato poi la pineta questa qui di fronte del ecco, ma come di un funzionava privato. Dal Demanio era una no era privata era una era, zona era privata zona privata, quindi loro comprarono no l'hanno presa in solo in affitto all'inizio perché affitto. Chiaramente all'inizio le risorse erano limitate, certo. E quando poi dopo si sono presentati negli anni successivi a vedere magari di comprarlo, dopo il proprietario ha nicchiato, ha detto no, ma forse non glielo vendo. Capito. Poi ci hanno venduto un'altra parcella di terreno dove poi è sorto il residence. E nel 62 posero le basi qui a Marina di Bibbona e nel giugno del 63 già c'era, insomma, diciamo, aprirono il primo campeggio, diciamo la prima porzione di campeggio. Ecco, negli anni 60 e 70 poi... insomma, come crebbe questo fenomeno? Lei se lo ricorderà di già, sì, perché negli anni, fine anni 60 e 70 sì, c'era poi, già, infatti possiamo poi dirlo. Sì, sono nato nel 66. E per cui, ecco, dopo pochi anni hanno visto che la cosa prendeva più piede, il Voi campeggio... Voi vivevate là dentro tutto l'anno? Noi vivevamo là dentro, avevano fatto una piccola struttura, tutt'oggi esistente, dove c'era, dove mia mamma si occupava del generi alimentari, mio padre della reception, aveva preso due ragazzini a fare il bar. Tanti tedeschi quindi? E solo tedeschi. Solo tedeschi. Fino all'inizio degli anni 70 quindi praticamente ce lo dica in tedesco, solo tedeschi. Casa di caccia come lo si diceva? Casa di caccia oppure casa di caccia è rimasto casa di caccia. Per non i tedeschi dice, come... Non era tradotto in tedesco? No. Per i tedeschi lo chiamano casa familiarmente, casa in italiano. Ecco, ma il camping di adesso dove c'è Galassi, appunto tornando a lui... È cambiato completamente, stravolto o è rimasto qualcosa di quello che era? No, diciamo che come diceva appunto Gert, molte cose sono rimaste invariate, chiaramente con diverse ristrutturazioni nel corso degli anni e con vari ampliamenti. Certo. La cosa che invece è cambiata notevolmente nel corso degli ultimi forse 20 anni, 15-20 anni, è la trasformazione da campeggio a camping village, diciamo con l'installazione di case mobili che sono andati incontro proprio anche alle nuove esigenze, ai cambiamenti del mercato, della richiesta campeggio. Ecco, per capirci, adesso in un campeggio, lei parli del suo naturalmente, ci faccia l'esempio, in percentuale quanti camper, quante roulotte e quanti bungalow ci sono? Allora, diciamo che la normativa attualmente prevede che ogni campeggio può dotarsi massimo del 40% di strutture
ancorate al suolo, diciamo, installate dal proprietario. Okay. Quindi, quindi rimane quel 40% massimo. Esatto, rimane e poi gli altri sono il 60% sono piazzole. Piazzole. Piazzole e oggi attrezzate che appunto può essere vengono, tenda, può essere roulotte, può essere ecco, ma che cosa va di più? La tendenza qual quello, è? Quello che abbiamo visto nel corso degli anni, proprio anche in questo, diciamo, le istituzioni si sono un pochino adeguate con le percentuali, andando a modificare certo. proprio l'installazione, la certo. previsione di queste installazioni, proprio perché dagli anni 70, quando c'è stato il boom dei campeggi, quindi le famiglie che partivano per la vacanza con le roulotte o con la tenda, la casa dietro, quindi insomma. Il gancio alla macchina e l'acquisto della roulotte, oggi credo che se lo andiamo a chiedere a 100 persone non sanno nemmeno cosa vuol dire mettere il gancio alla macchina e quindi e ci sono oggi c'è stato un cambiamento, uno spostamento, diciamo, che chi ama la vita da campeggio continua magari a farla con il camper che possono anche essere presi a noleggio e quindi questo, diciamo, certo. è una fetta di mercato certo. che si è mantenuta chiaro, bene. Chiaro. È diminuita moltissimo invece la presenza nei campeggi delle tende. Delle tende. Le famose, tendine, esatto, le famose tendine che molto probabilmente tutti avremmo provato almeno una volta. Giovani, no? Esatto, sono rimaste, ma si sono ridotte notevolmente, sono ridotte. Quindi solo all'alta stagione c'è una richiesta anche di piazzole per tenda, mentre c'è stato un grande spostamento, una grande richiesta oggi nel mercato proprio delle case mobili, quindi case mobili. I campeggi oggi offrono dei servizi proprio come un villaggio dall'animazione. Quindi sarà il caso di rivedere anche la normativa di ampliamento infatti, dal 40% in su? Infatti anche in questo senso, diciamo, nell'ultimo anno, nel 2017, la Regione Toscana... Perché è regionale, Esatto, è una legge regionale, è andata ulteriormente a modificare questa normativa. Questa normativa. Insomma. E allora, da un tipo di turismo... Ah, a proposito, interessante invece sapere, grazie anche da lei e anche dal nostro Kugler, invece chi è il turista tipo adesso? Insomma, si è parlato di una componente quasi al 100% di stranieri, di tedeschi in particolare. Oggi? Allora, diciamo che il turista tipo oggi nella mia struttura è ancora il tedesco. Noi abbiamo una prevalenza, una grossa prevalenza di turisti tedeschi, a differenza un pochino della località Marina di Bibbona, dove nel corso degli anni, perché credo che il Casa di Caccia sia stato forse, perché il, forse Casa il di secondo Caccia. Campeggio uh-huh. A Marina di Bibbona, che quest'anno diciamo festeggiamo 55 anni di esistenza, sì, quindi sì. È passata di acqua sotto i ponti. Nel corso degli anni sono nati altri 12 campeggi, con caratteristiche anche un pochino diverse dalla nostra, forse dovute alla posizione, alla logistica, alle caratteristiche proprio. Comunque sia, lei mi parlava di tedeschi, ma forse anche per la tradizione che ha questo luogo, che è nato per una diciamo famiglia. Che allora il tedesco ancora oggi apprezza molto la vicinanza al mare, la caratteristica delle piazzole, quindi il contatto con la natura. E a seguire, per esempio noi il mese di luglio è come entrare in Svizzera. Noi nel mese di luglio lavoriamo con il 70% di turisti svizzeri. Svizzeri. Quindi conferma. Confermo in pieno, sì. Poi sono comunque... Comunque gli italiani possono venire, gli dire. Italiani dagli anni 70 no, cioè, costituiscono non è che è precluso, comunque, assolutamente. Prima un tempo sì, un tempo c'era un po' un... cioè. Però adesso insomma, abbiamo un 60% di clientela italiana almeno. Picanterri, qui invece chi troviamo? Le famiglie e anche le coppie che vogliono un po' di privacy, di tranquillità, immaginiamo, ma di quale... Grazie alla spa abbiamo avvicinato un pochino quello che erano le città del nord, che ecco, richiedono un pochino questa qualità di servizio. Poi è chiaro, la struttura è un po' per conformazione alla località, vive in funzione dei mesi dal tedesco allo svizzero, all'austriaco e poi comunque cliente comunque riteniamo importante l'italiano, insomma l'italiano nel mese di agosto, l'italiano nel mese di giugno, dove ci accompagna insomma anche nel mese di settembre. Lei si ricorderà del periodo in cui c'era la mesata intera di vacanze, ora sono un po' cambiate, no? Le abitudini. Le abitudini sono cambiate, diciamo, l'ospite, il turista, il viaggiatore
tende a fare meno giorni, soggiorno in vacanza, però ripetere più spesso. Sì. Quello che è importante, che sta cercando, e qui il cambiamento un pochino dell'aspetto del turismo, è che cerca più un turismo esperienziale, cioè non è più da dire la giusto. Camera, il bagno, la piscina, la spiaggia, ci vuole l'esperienza. Per cercare l'esperienza il territorio dovrebbe accompagnare questo ospite, in quello possono essere varie escursioni, abbiamo la macchina vagona o abbiamo avuto il campione olimpionico e bicampione del mondo Paolo Bettini che sicuramente ha dato lustro e immagine a questo territorio per quanto riguarda il ciclismo amatoriale, non solo, dove soprattutto nella bassa stagione, nel mese di aprile e di maggio, abbiamo tanti turisti tedeschi che vengono qua a fare la sua pedalata, a fare la vacanza diciamo sportiva. Siamo il territorio, noi come strutture ricettive, come imprenditori nel mondo del turismo, dovremmo in qualche modo cercare di intercettare in maniera un pochino più professionale. Questo è più un'autocritica che diciamo. Apprezziamo l'autocritica, però magari dia anche uno spunto alle amministrazioni comunali su come lavorare meglio su questo fronte. Beh, diciamo lo spunto che sicuramente quello che può essere la parte amatoriale del territorio che piace il ciclismo, l'associazionismo che va un pochino supportato sì con la parte economica, ma probabilmente più con degli strumenti di vicinanza, cioè qui, diciamo, l'assessore al turismo con la delega al turismo può essere utile, nel senso con un ufficio di segreteria che il comune può mettere a disposizione, perché poi altrimenti rimane difficile soltanto con l'associazionismo o con le risorse che giustamente gli imprenditori devono mettere in campo per poter sostenere. Voglio sentire anche il sindaco Fedeli e il vice sindaco con delega al turismo Rossi su questo, prego. Sindaco. Sì, senza ombra di dubbio, come è stato detto, ci sono tanti aspetti positivi, altri che devono essere naturalmente approfonditi. La burocrazia che abbiamo in questo paese, e io quando intendo paese intendo Italia, è davvero un freno che blocca tante volte sia l'attività imprenditoriale e anche quella amatoriale. Perciò ecco, quello che è fondamentale, che insomma è stato anche chiesto in questo momento, è dare un supporto. Un supporto che per un'amministrazione piccola come la nostra, perché quando ho parlato di 3.000 abitanti bisogna rendersi conto che il comune di Vibona è un comune che ha questi grandissimi numeri, ma ha una struttura composta da 39 dipendenti comunali, ecco. Per cui, su cui deve poi dare servizi a questa presenza davvero certo. importante, alle manutenzioni che purtroppo sono per noi davvero un grosso problema, anche in quanto per chi non è addetto ai lavori naturalmente resta un po' un capitolo particolare. Noi si rientra fra il comune di Vibona, rientra fra i 29 comuni della regione Toscana cui abbiamo il fondo di solidarietà passiva. Cosa vuol dire fondo di solidarietà passivo? Vuol dire che dagli introiti, diciamo, intanto i trasferimenti da parte dello Stato per noi sono completamente azzerati. E, sì, e soprattutto anche dall'introito dell'IMU, perciò delle seconde case, queste vengono, diciamo, prelevate, perciò da parte della fiscalità generale, perciò il Comune di Vibona contribuisce a questo fondo di solidarietà l'anno passato per circa 1,5 milioni. Se si considera che questa è nata naturalmente, è una normativa che è entrata in vigore con il Salva Italia, perciò con decreto Monti, noi siamo subentrati nell'anno del 2014, l'abbiamo subito sperimentato. Alla fine del mio mandato il Comune di Vibona avrà dato alla fiscalità generale circa 7,5 milioni. 7,5 milioni sono una cifra enorme, enorme che naturalmente poteva avere una ricaduta davvero importante per quello sul territorio, dalle manutenzioni a quello che poi naturalmente vuol dire dare servizi a tutti questi turisti che vengono. Per quello che l'aspetto anche fondamentale su cui l'amministrazione ha necessità e cerca uno stimolo proprio con l'imprenditoria, perché altrimenti si rischia davvero con 39 dipendenti e delle cifre sì davvero importanti che vengono sottratte di non riuscire a mantenere quei numeri, quegli impegni presi, ma soprattutto ritornando, e voglio ridirle, siamo sempre il primo comune presenza turistica e soprattutto anche da un punto di vista ambientale credo che siamo davvero un faro
anche abbiamo confronti... detto il primo anche sul fronte della raccolta differenziata, ma soprattutto perciò bandiera blu, vuol dire, questi impegni naturalmente sono impegni anche economici davvero importanti. Grazie sindaco. Al vice sindaco Simone Rossi non sto a chiedere una risposta perché l'ha già data il sindaco, se vuole aggiungere qualcosa, sì. Però è importante ricordare invece per le persone che ci guardano da casa, stiamo per concludere, anche quali sono gli impegni dell'amministrazione sul fronte delle attività per gli sportivi, per coloro che vogliono venire a conoscere il territorio. Prego. Sì, rispondo un secondo a quello che ha detto Ficcanteri, che condivido. Io parlo anche come vicepresidente di una strada di calcio, quindi conosco i problemi dell'associazionismo e del fare sport, i problemi economici, eccetera. La squadra di calcio è la? Cecina, la squadra di Cecina. Sì. Niente. La squadra di calcio Bibbona non c'è, vero? Scusate. Sì, c'è? Sì, c'è. Ovviamente. Okay. Molto più importante, assolutamente, ma io ovviamente avendo un ruolo istituzionale, non posso anche mettermi all'interno del calcio. Ecco, dicevo, è importante coordinare effettivamente quello che diceva Federico. Credo che sia utile forse anche, ecco, ora ho avuto in base a quello che diceva lui, magari creare anche un ufficio, comunque una sezione apposita che vada un pochino a coordinare tutte le varie associazioni, soprattutto chi fa sport, ma anche chi fa cultura, eccetera, per cercare un coordinamento e non disperdere risorse ed energie. E mi ricollego a quello che tu dicevi, un esempio di quello che abbiamo cercato di mettere in mano è l'esempio la Bibbona Eco Marathon. Eco Marathon, abbiamo anche le immagini, il nostro Max ce le fa vedere. Eco Marathon che si svolge il 13 di maggio. Esatto, è la seconda edizione dove collaborano tutte le associazioni sportive del territorio, insieme alla Proloco e alla pubblica assistenza del comune di Bibbona. È una seconda edizione, è una manifestazione. Come si fa a partecipare? Dove si va? Sul sito tramite online, tramite proprio il sito bibbonaecomarathon.it, che è gestita dalla società MySDAM, che si occupa di questo tipo di situazioni. E veramente quest'anno ci siamo avvalsi della collaborazione di Fabio Fiaschi, che per farvi un esempio organizza anche la corsa a Firenze, quindi noi fra l'altro scorso anno abbiamo creato anche sul territorio la Firenze Corre al Mare. Una partnership. Esatto, sappiamo che esiste la Firenze Corre, tu sei insomma di Firenze, quindi lo conosci bene, a cui appunto per cercare di creare un evento che coinvolga tutte le associazioni e che soprattutto riesca anche a dare lustro al territorio, perché la gara è una 42 e una 20 km, sono due percorsi, più anche un percorso di Nordic Walking. Parte da Marina di Bibbona fino alla macchia di Magona e per tornare nuovamente a Marina di Bibbona. Ecco, poi naturalmente ricordiamo anche gli altri eventi, quelli avuti per Pasqua, tanto periodo pasquale, Oliando, al Palio delle Botti, la festa del Cielo. La Via Crucis, certo. Poi abbiamo tutta la spettacolazione estiva. E poi la festa della bandiera blu tutti gli anni. Assolutamente, di solito intorno al 20 di giugno e niente. E poi ovviamente tutto si conclude con la fiera della zootecnia, che è un evento fondamentale. Certo, a proposito di zootecnia. Al volo con il nostro scrittore, per chiudere, Daniela Bronzuolo. Vincenzo Ricasoli, patriota, soldato e agricoltore in Maremma, qui passano anche i gatti, gli animali, qui parliamo di animali e hanno risposto anche loro. Allora, Vincenzo Ricasoli, dicevamo, fratello di Bettino, questa figura che troviamo in questo libro edizioni Polistampa, con il nostro Daniele Bronzuoli, parliamo di Maremma, qui ovviamente la Maremma senese, dicevi tu, ma grossetana come si dice adesso, insomma, c'è una Maremma unica che poi si unisce a questo oppure sono due Maremme separate? Quelle della provincia di Livorno, comunque Volterrana, la Maremma Pisana, Volterrana e la Maremma Grossetana, sono due cose, due realtà completamente separate o si possono alla fine unire in un'unica Maremma? Ma insomma, c'è, mi pare Dante nel canto tredicesimo dell'Inferno parla di una Maremma unica, quindi che va da, se non mi sbaglio, da Cecina a Viterbo. Da Cecina a Viterbo. Sì, una Maremma unica, eccetera. Poi insomma non facciamo campanilismi anche per la Maremma. No, diciamo che la differenza fra le due Maremme riguarda essenzialmente la diversa fortuna che hanno avuto le opere di bonifica, diciamo, nella storia. Certo. Diciamo, nella Maremma senese o grossetana trovò la morte addirittura un granduca, Ferdinando III, nel 1824, che contrasse la malaria. Lui era padre di Leopoldo II, che poi successivamente emanò un editto per la bonifica della Maremma e si arrivò nel 1830 a bonificare tutta la parte circostante a Bolgheri, famosa per aver dato pure Natalia
al poeta nazionale per eccellenza, appunto Carducci. Diverso appunto il caso della Maremma grossetana, in cui si impegnarono, come dicevo, sia Vincenzo sia era più dura, là, Bettino, diciamo, Ricasoli. Era una situazione, sì, era molto più acquitrinosa, le zone erano molto più malariche. Però comunque fu il loro, quello di Vincenzo Ricasoli, il primo tentativo riuscito di colonizzazione della Maremma. Vincenzo Ricasoli, agricoltore, qual è stato il prodotto per cui potremmo ricordarlo, il prodotto proprio della terra? Beh, tornando per esempio, allora, per quanto riguarda Vincenzo, lui impiantò nelle tenute attorno alla Casa Bianca, nei dintorni di Porto Ercole, anche delle viti da cui riuscì a trarre il riminese, che è un vino comunque che credo tuttora, tra l'altro, sia... Una sorta di Sangiovese? Sia, sì, no, non è, un grigio, dovrebbe essere, sì. E poi un'opera per cui può essere ricordato è sicuramente la realizzazione di quello che all'epoca era uno dei maggiori orti botanici italiani. Lui, dopo, reduce dalla terza guerra d'indipendenza che consentì all'Italia di acquisire il Veneto, sebbene in maniera abbastanza miserevole, perché fummo sconfitti in due circostanze, a Custozza e a Lissa. A Lissa dovemmo ricevere il Veneto con la mediazione di Napoleone III, perché l'Austria non ci riconosceva neanche come nemici. Quindi al ritorno, diciamo, da questo lui... Però lui ritorna e costruisce un orto botanico con 1500 specie di piante e in che zona era? Diverse. Era nella zona arida e desertica di Porto Ercole. Lui riuscì e a non ridare... è rimasto niente di questo orto botanico? C'è rimasto ben poco. Adesso il giardino è di proprietà della famiglia Corsini, ma non è più a altra livello, famiglia, diciamo, fiorentina. Insomma... si vede che io e te siamo fiorentini, ci rinfiliamo Firenze dappertutto. Comunque, ritornando qua, Marina di Vibona, noi ringraziamo tutti i nostri ospiti di oggi, li voglio ricordare uno per uno: il sindaco, grazie sindaco, Massimo Fedeli, il vice sindaco, modello al turismo Simone Rossi, Francesca Franchi dell'azienda agricola Agricampeggio Nonna Stella, Claudio Galassi del camping Casa di Caccia e Gerd Kugler con la sua splendida storia familiare del residence Casa di Caccia, il nostro Daniele Bronzuoli, naturalmente col suo libro Caparatora, ultimo, grazie, e non ultimo assolutamente, il nostro ospite, colui che ci ha ospitato in questo luogo meraviglioso, ovvero il Parco Hotel Marinetta, Federico Ficanterri. A voi tutti grazie di averci seguito, noi ci lasciamo in bellezza con il ristorante, il nostro ristorante Aragosta da Simone Cecchetti, andiamo a concludere la ricetta di oggi. Vai Simone! Ciao Carlotta, bentornati, eccoci qua col nostro sempre spaghetto alla chitarra con triglia, pomodorino, pesto di basilico e mandorle. Sono già andato a mettere in acqua la nostra chitarrina fresca, ha già ultimato la cottura ed ecco qua, la nostra salsa è pronta, andiamo tranquillamente ad impiattare. Un attimo, eccoci qua. Salsa molto semplice, molto veloce, però col sapore della triglia è bella gustosa, Carlotta, bella saporita. Andiamo ad amalgamare il tutto e poi impiattiamo. Eccoci qua. Cerchiamo di creare quella cremina che piace tanto alle nostre casalinghe. Ecco pronta. Andiamo a impiattare. Creiamo un nido di spaghetto. Eccoci qua. In ultimo mettiamo la nostra triglia, il nostro filetto di triglia intero e un dito di pesto di basilico fatto con la mandorla. Ecco qua il piatto pronto, Carlotta. Io vi aspetto perché la pasta è pronta. Mi raccomando, venite tutti a mangiare con me, con Massimo, qui al ristorante Aragosta a Marina di Vibona. Grazie mille e saluto a tutti in studio. Buongiorno.